Attenzione, ciò che sto per dire potrebbe sconcertare molti di voi, quindi sedetevi, prendete un bicchiere d'acqua e preparatevi a berlo, perché ho trovato la migliore periferica per il mio PC che io potessi trovare e non è una periferica da gaming. Già, fatemi fare una piccola digressione. Se mi conoscete un pochino sapete che io adoro i mouse della Logitech. Ho praticamente al momento tre mouse della Logitech della serie gaming: il G502, il G903 e il GX Super Light. E anni fa acquistai anche la prima versione del G502, la versione con il cavo. Però ho trovato un altro mouse della Logitech che li batte tutti. Attenzione, non sto parlando di un mouse con prestazioni assurde, con DPI altissimi, con un sensore super veloce. Sto parlando di un mouse che potrebbe aiutare voi che lavorate al PC, con Windows, con Linux e che utilizzate anche i Mac, perché questo mouse con i suoi software è compatibile per tutti i sistemi operativi. Sto parlando dell'MX Master 2S che mi è stato gentilmente mandato da Ecca. In descrizione trovate dei link relativi al prodotto. Cosa c'è da dire riguardo questo mouse? Come ho detto, non è un mouse da gaming. Qui infatti ho il mio GX Super Light, qui ho il mio MX Master 2S e potete vedere che sono decisamente diversi nella forma, nel peso. Questo qui è un mouse che è fatto per l'ergonomia, si adagia perfettamente alla mia mano. Io non ho le mani enormi, ho una mano normale e i mouse della Logitech riescono sempre a essere impugnati perfettamente dal mio... Sapete, dalla palmipede con le falange, le falangine, la mano, non mi veniva il termine tecnico. Ma quali sono le peculiarità di questo mouse? Innanzitutto la forma. Come potete vedere è strana. Non è il classico mouse per destrorsi e mancini, è semplicemente per destrorsi. Non so se esista anche la versione per mancini. Arriva in vari colori perché... sinceramente parlando, questo grigio, per quanto possa essere professionale, bellino, stanca un po' dopo qualche tempo. E la cosa interessante soprattutto è la possibilità di questo mouse di avere due rotelle, perché questo mouse, dato che è stato pensato per la content creation, ha praticamente due rotelle, una classica sul dorso e una lateralmente, dove c'è l'incavo per il pollice, quindi è una posizione totalmente naturale. In pratica basta fare così e voi state scrollando su Premiere, state scrollando su Photoshop, state scrollando su DaVinci Resolve e sono decisamente addicted a questa feature, perché prima praticamente bisognava o Control o Alt e rotella di sopra, oppure dovevi prendere con il tasto sinistro, trascinare la barra. Quindi questo qui è un game changer secondo me. Quando andate ad aprire il software, attenzione, che vi lascio anche in descrizione se lo volete scaricare, notate che c'è un tasto nascosto nel mouse che io ho trovato personalmente solo dopo aver installato il software, e cioè è qui, nell'incavo del pollice, è proprio qui. Sentite? Questo tasto può essere programmabile come gli altri due tasti che sono qui e potete invertire, sapete, il tasto destro e il tasto sinistro, comunque tramite software. Trovo che sia un tasto semplicissimo da raggiungere, molto piacevole al tatto perché è ricoperto comunque da materiale gommato per aumentarne il grip, e sinceramente parlando io non pensavo di poter diventare talmente abituato a una determinata feature, che potrebbe sembrare stupida, ma che nel lavoro di tutti i giorni vi fa risparmiare davvero tanto tempo. Perché ad esempio su DaVinci Resolve, quando edito e sbaglio qualcosa, al posto di premere Ctrl Z sulla tastiera, io ormai premo praticamente il tasto che c'è sotto il pollice, quindi mi velocizza di tanto il lavoro. Devo però farvi vedere le due chicche che mi fanno propendere verso l'acquisto di questo mouse, personalmente parlando. Innanzitutto, se avete un altro mouse della Logitech, ad esempio il G502 che io ho qui, vedete che c'è un tasto per sbloccare la rotella, e cioè questo. Voi, se non lo premete, la rotella gira normalmente, se lo premete, la rotella ha l'infinity scroll. Ora è premuto. E adesso lo premo e rilascio la rotella.
la rotella scorre finché praticamente la pagina web o comunque il documento che state leggendo si blocca, si ferma. Anche nei giochi online c'è il simpatico praticamente meme del personaggio che cambia arma velocissimamente, si fa tramite quella rotella. Questo mouse invece ha la feature Smart Shift. Che cos'è lo Smart Shift? Quando viene rilevata una velocità di scrolling abbastanza alta, la rotella viene sganciata automaticamente. Adesso non succede, perché ovviamente il PC è spento perché sto registrando, ma la rotella... ecco qui, perfetto. C'è comunque il tasto per sganciarlo, ma la rotella viene sganciata automaticamente. Ovviamente impostate voi la sensibilità dal software che scaricate. Altra cosa interessante è il fatto che questo mouse può essere collegato a 3 computer contemporaneamente o tramite il tasto di accoppiamento che c'è qui sotto, estremamente comodo, vedete che praticamente si accendono le varie lucine, oppure tramite Flow. Flow è stato il software che mi ha cambiato letteralmente la vita e adesso vi spiego il perché. Voi sapete che ho un secondo PC da streaming. Per impostare determinate cose, per portare magari dei file da un PC all'altro, Flow è la vita. È letteralmente la vita. Vi basterà installare Flow sui PC che volete comunichino con l'MX Master 2S, ad esempio il mio PC da gaming e il mio PC da streaming. Magari collegare il comodo ricevitore USB a uno dei due PC e collegare l'altro PC tramite Bluetooth, e Flow praticamente vi permetterà di o passare da un PC all'altro semplicemente facendo questo movimento, quindi andando da destra verso sinistra o da sinistra verso destra tra i due schermi che avete sui vostri PC, e il cursore passerà in automatico da una parte all'altra, oppure potete tenere premuto control. Sinceramente parlando, no, è molto più figo vedere il controller che passa da una parte all'altra. Ma la cosa più interessante è che potete copiare un file dal primo computer e incollarlo sul secondo computer. Per farvi capire, con il mio PC da streaming io, grazie a questa feature, posso registrare qualcosa e passarlo direttamente dal PC sul quale ho registrato al PC sul quale andrò ad editarlo, senza l'utilizzo praticamente di hard disk esterni, SSD esterni, e il tutto sarà trasferito tramite la linea internet, perché appunto i due PC che sono collegati tramite Flow devono essere collegati alla stessa linea internet. Il mouse arriva anche con un cavo USB normalissimo, micro USB. Sinceramente parlando, in 2 settimane e mezzo che ho provato il mouse, l'ho ricaricato una sola volta. Ha una batteria pazzesca e io l'ho utilizzato tutti i giorni. Attenzione, ovviamente quando ho giocato magari a qualche FPS, ho utilizzato il mouse da gaming, però per tutto il resto del giorno io utilizzo questo. Ormai l'MX Master 2S è diventato il mio mouse di tutti i giorni. Io fino ad ora ho utilizzato mouse che hanno prestazioni assurde in velocità, risposta, eccetera eccetera, peso anche, perché questo mouse pesa decisamente più del doppio rispetto al GX Superlight. Però è talmente comodo per chi lavora al PC, perché attenzione, sì, lo so, io lavoro al PC, non gioco soltanto ogni tanto, ed è talmente comodo, è talmente pensato bene per una serie di creator e compatibile con tante di quelle applicazioni che io non posso far altro che consigliarvelo. So che esiste anche una versione 3, magari se riesco a farmela mandare vediamo di fare una comparison, o magari l'acquisto io, perché mi sto cominciando a infognare parecchio per questi mouse. Voi sapete che la Logitech praticamente sta qui nel cuore per quanto riguarda i mouse. Mi ha cambiato seriamente parlando il workflow, mi ha cambiato il modo di utilizzare anche due PC. Prima avevo due mouse, adesso ne ho uno solo praticamente per due PC, e non c'è che dire. Logitech si conferma ancora una volta la mia marca preferita per quanto riguarda i mouse. Io ringrazio ancora Ecca per avermi dato la possibilità di provare questo fantastico prodotto. Fatemi sapere la vostra, avete un MX Master? Se ce l'avete, belli de mamma, complimenti. Se non ce l'avete, siete curiosi di provarlo? Il costo non è neanche così proibitivo, perché un mouse da gaming di a livello alto al giorno d'oggi arriva sopra i 100 euro. Un MX Master 2S... a volte lo si trova anche molto meno di 100 euro, e credetemi, vale ogni euro del suo prezzo. Per cui, grazie mille per aver guardato il video, vi ripeto, fatemi sapere la vostra. Ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, e nel prossimo video, attenzione. Già, be quiet.
Ciao ciao belli.